Ciao a tutti e benvenuti su Col Cavolo. Per chi non mi conoscesse, io sono Nicole e come ogni giovedì, oggi è l'appuntamento di God Save the Skisha, ovvero la rubrica che salverà i vostri pasti fuori casa. Ma questo è il terzo ed ultimo appuntamento della Skisha natalizia, come potete vedere. Per l'ultima Skisha di Natale ho pensato ad un piatto unico, velocissimo, infatti sarà pronto in soli 9 minuti, giusto il tempo di cuocere i legumotti. Avendo utilizzato la bento box a due piani, ho deciso di inserire anche lo snack perfetto, o da mangiare metà mattina oppure a metà pomeriggio, in base a quando consumerete la vostra box. Ma bando alle ciance, iniziamo subito! Per l'ultima Skisha di Natale ci serviranno 60 g di legumotti, mezzo avocado, qualche fetta di salmone affumicato, una robiolina, ne useremo circa metà, una mousse di frutta e della frutta secca mista. Iniziamo lessando i legumotti come indicato sulla confezione, quindi li condiamo con un filo di olio. Prepariamo tutti gli ingredienti e nel primo piano della nostra squiscia mettiamo i legumotti, un quarto di avocado tagliato a fettine, circa 50 g di robiolina e il nostro salmone affumicato. Nel secondo piano della nostra skisha mettiamo della frutta secca, circa 2 pugni, la nostra mousse di frutta e chiudiamo i nostri piani impilandoli. La nostra ultima skisha natalizia è pronta! Come avete visto, questa skisha è facilissima da preparare. Ovviamente, se non avete la robiolina di capra, potete sostituirla con un altro formaggio cremoso, anche un formaggio cremoso spalmabile classicissimo che avete già in casa e che magari è rimasto lì da finire, ma nessuno vuole mangiarlo. E al posto dei legumotti potete utilizzare del riso, magari basmati o integrale, ancora meglio, e lessarlo in base ai tempi indicati sulla confezione. L'appuntamento con God Save the Skisha ritornerà direttamente dopo l'Epifania, così possiamo goderci le vacanze di Natale senza l'ansia da dover portare al lavoro o a scuola una skisha da preparare all'ultimo minuto, però per mangiare sano e gustoso. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale cliccando qui sotto ed attivando la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. Se rifate questa skisha o altre ricette o video che trovate su questo canale, mi raccomando, taggatemi sui social, vi lascio comunque tutte le info nell'info box qui sotto. Ancora grazie per essere arrivati fino a qui anche per questa volta e non mi resta che augurarvi buone feste di Natale e buona skisha per tutti!